La poltrona del dentista nell'immaginario collettivo è da sempre sinonimo di apprensione, tensione, preoccupazione, a volte paura. Paura di lasciarsi andare nelle mani altrui e di non avere la possibilità di verificare quanto sta accadendo, di essere comunque curati ma da svegli e dunque vedendo, sentendo e qualche volta anche provando sensazioni fisiche e psicologiche, ascoltando voci e non potendo quasi mai interagire. Anche se l'odontoiatria negli ultimi 20 anni ha fatto passi da gigante con tecnologie sofisticate, avanzate, all'avanguardia sia nell'aspetto estetico ed immagine di uno studio dentistico, e anche se la tecnica chirurgica in odontoiatria usata dagli specialisti oggi è sempre più microinvasiva, leggera, precisa, veloce e puntuale, rimane comunque un sottofondo di preoccupazione per un intervento in bocca nel cavo orale che non è facile superare senza un buon sforzo di volontà e di accettazione. Oggi però ci sono anche strumenti ulteriormente migliorativi, poiché la medicina ha saputo dare la sua risposta che è fatta di scienza, tecnica, esperienza, rispetto del paziente e attenzione alla sicurezza e dall'efficacia dell'intervento da parte dell'operatore. Ecco dunque nascere e svilupparsi la metodica della sedazione controllata farmaco-indotta che è stata introdotta con successo nella clinica odontoiatrica e oggi si applica con altrettanto successo rispettando alcune regole fondamentali. Solo così si possono trarre vantaggi innegabili per il paziente e per il medico e la riuscita del programma è decisamente soddisfacente per tutti. Utilizziamo l'ausilio di un medico anestesista rianimatore specializzato, tra l'altro nel caso nostro un medico che ha in gergo cosiddetto la mano calda, perché è un ospedaliero, quindi è un medico che lavora anche in rianimazione, per cercare di alleviare al massimo quello che è più che il dolore, lo stato d'ansia, la patologia dell'ansia del paziente, perché ognuno di noi, io per primo, quando vado dal dentista sono sempre terrorizzato. Nel nostro caso, che sono due strutture, sia quella di Bergamo che quella di Brescia, prettamente chirurgiche, dove facciamo solo grossi interventi, a maggior ragione avere l'ausilio di un anestesista che ti permette di fare una sedazione controllata farmaco-indotta in assenza di dolore e poter intervenire chirurgicamente sul paziente, al quale risveglio vengono applicate dei provvisori fissi e quindi non è mai neanche un minuto senza denti, è un grosso vantaggio. Noi nelle strutture sia di Bergamo che di Brescia ci avvaliamo di questa competenza molto valida e molto esperta da tanti anni del collega anestesista rianimatore che con la farmacoinduzione, cioè prendendo una vena come si fa un prelievo del sangue per intendersi, si fa poi un'immissione di farmaci che determinano l'alleviamento di quello che è lo stato d'ansia, diminuzione della percezione del tempo. Cioè uno ha un intervento che dura 2 o 3 ore, sembra che siano passati 10 minuti, e soprattutto dulcis in fundo il dolore. Quindi i pazienti che si svegliano solitamente hanno solo dei ricordi positivi, non ne hanno di negativi, non hanno sentito male. Negli studi odontoiatrici del dottor Saverio Ferrari Parabita a Brescia e a Bergamo, dove si eseguono interventi importanti e complessi e dove al centro di ogni attività vi è la massima attenzione al paziente, che non solo non deve essere preoccupato, ma al termine di ogni intervento deve riprendere la sua vita di relazione con tutta serenità, la tecnica della sedazione controllata farmaco-indotta è diventata routine grazie ad un'esperienza ben rodata di un team affiatato che lavora in perfetta sincronia e consapevolezza, ma con la presenza qualificata di uno specialista in anestesia e rianimazione che garantisce al chirurgo odontoiatra la piena tranquillità dell'operare, perché il paziente è messo nelle migliori condizioni personali senza provare alcuna sensazione negativa o spiacevole, in una sorta di lungo e tranquillo relax. In questo studio applichiamo una tecnica che è definibile sedazione analgesica. La sedazione analgesica è in pratica una tecnica anestesiologica che consente al paziente di non subire alcun insulto doloroso durante la procedura chirurgica, anche prolungata, e che ha come ulteriore obiettivo anche quello di ottenere un risveglio rapido e quindi la dimissibilità dallo studio,
entro tempi brevi si intende entro un'ora dalla fine della procedura, e anche, ultimo ma non ultimo per importanza, di proteggere il paziente dal dolore post-operatorio. Quindi direi che è una tecnica che richiede un monitoraggio di tutte quelle che sono le funzioni vitali fondamentali, quindi della pressione, della frequenza cardiaca, del ritmo cardiaco e soprattutto dell'ossigenazione ematica, cioè del sangue. Questo per condurre l'intervento anche in massima sicurezza. Quindi gli obiettivi della sedazione analgesica sono in buona sostanza quella di consentire una procedura chirurgica anche discretamente invasiva, anche di una certa durata, del tutto stress free e pain free, cioè libera da stress, libera da fenomeni dolorosi, e quindi tramite questo di ottenere delle condizioni operatorie ottimali. Ottimali non solo per il paziente che, come dico, è libero dalla stimolazione dolorosa, ma anche per l'operatore che naturalmente può operare senza alcuna interruzione durante tutta la procedura, anche di qualche ora, può operare in tutta tranquillità perché sa che c'è uno specialista che praticamente si fa carico del controllo delle funzioni vitali del paziente, e quindi l'operatore può concentrarsi del tutto, diciamo al 100%, su quella che è l'azione chirurgica. Si potrebbe dunque pensare che sia il paziente ad avere il miglior beneficio, e difatti alla fine sarà così. Ma perché il paziente possa essere messo nelle migliori condizioni complessive durante un intervento complesso e di lunga durata, quale è quello di un'implantologia endossea, è evidente che anche l'odontoiatria deve poter lavorare nelle stesse condizioni di piena serenità, sicuro che il paziente non prova sensazioni sgradevoli e che, anzi, grazie alla sua piena tranquillità, sta collaborando alla migliore riuscita dell'intervento. Nella sedazione farmacoindotta cosciente che noi effettuiamo, il paziente, come dice la parola stessa, respira coi suoi polmoni, quindi non viene intubato ed è sempre cosciente, cioè se io lo chiamo, lui mi risponde, mi dice che giorno è oggi, gli chiedo se piove fuori, mi risponde se piove o se c'è sole, ben se lo ricorda, ma non sente dolore e non sente il passaggio del tempo. Questo è molto importante perché vuol dire che è collaborativo. Non si deve comunque confondere la sedazione controllata farmacoindotta con l'anestesia loco regionale che si continua a praticare per interventi minori e di breve durata. Ma i migliori odontoiatri, quelli che hanno saputo costruire uno staff preparato che collabora con piena competenza e sicurezza, non si avventurano più in interventi lunghi e complessi utilizzando l'anestesia loco regionale. Al centro della loro attenzione vi è la sicurezza globale del paziente, che dipende in modo diretto dalla sicurezza dell'odontoiatra. Infatti, la differenza tra un paziente tranquillo che non prova sensazioni spiacevoli e che rimane collaborativo a lungo senza stancarsi, ed un paziente che, nonostante non senta dolore, prova comunque le spiacevoli sensazioni dell'immobilità e della posizione decisamente poco naturale, è determinante ed è la base del successo di ogni intervento. Non è soltanto un benefit per l'operatore, ma è anche un'ulteriore garanzia alla riuscita dell'intervento, perché è chiaro che un operatore che può eseguire il suo gesto chirurgico senza alcuna problematica, in tutta tranquillità, in tutta sicurezza, ottimizzando l'anestesista anche parametri, per esempio come la pressione, fa sì che alla fine la riuscita dell'intervento è, sia pure in maniera indiretta, determinata anche dall'azione anestesiologica, oltre che dalla mano chirurgica. La comodità della tecnica poi è anche quella, appunto, di poter eseguire in un'unica soluzione tutta la parte chirurgica che, laddove la sedazione analgesica o la presenza dell'anestesista non ci fosse, richiede spesso diverse tappe, diverse sedute e quindi, diciamo, un tempo di cura molto, diciamo, prolungato rispetto a quello che la sedazione analgesica rende possibile, potendo effettuarsi tutta la gestione chirurgica in un'unica soluzione, in sicurezza e, come dicevo, esente da dolore, esente da problematiche di qualsiasi tipo. Interventi lunghi e importanti sono sempre da valutare con estrema attenzione da parte dell'odontoiatra e del medico anestesista che applica la metodica della sedazione farmacoindotta.
È necessario infatti conoscere bene il paziente utilizzando il criterio di una buona anamnesi clinica e verificando che non presenti patologie che potrebbero complicare un percorso operatorio o post-operatorio. Si può con i farmaci di oggi, facendo l'anestesia loco-regionale, perfusiva, ottenere degli ottimi stadi in cui il paziente non avverte dolore e fare già degli interventi che siano abbastanza importanti anche chirurgicamente. A mio modesto avviso, facendo chirurgia da tantissimi anni ormai, la grande differenza tra addormentare il paziente con la sedazione o lasciarlo sveglio e fare dell'anestesia plessica intralocale è il fatto che qualsiasi paziente dopo 4-20 minuti che gli lavori addosso è stanco. Quando superi 4-20 minuti bisognerebbe sempre addormentarlo in modo tale che puoi lavorare con un margine maggiore sia di sicurezza che di qualità. Prima di addormentare il paziente, una richiesta di esami come può essere un ECG, come può essere appunto una lista di esami del sangue, una routine schematica per vedere i valori che ci sono, se ci sono delle alterazioni, per inquadrare maggiormente il paziente, perché ricordiamoci che prima di tutto siamo dei medici e poi dei dentisti. Oggi dunque l'odontoiatria si presenta in una veste davvero nuova. L'antica poltrona del dentista è stata sostituita da un mix di professionalità e strumentazioni che rendono il percorso odontoiatrico più sicuro, per nulla sgradevole, veloce e soprattutto consente di operare nelle migliori condizioni per il benessere della persona e l'efficacia reale dell'intervento. La sedazione controllata, farmaco indotta, praticata negli studi del dottor Saverio Ferrari Paravita a Brescia e a Bergamo, è il nuovo traguardo di una odontoiatria che sa dare risposte a tutto campo nella piena sicurezza del paziente e del suo odontoiatra di fiducia.